nasce come melodia, nasci come melodia, poi diventi armonia, stai con me tutta la vita. Prendi te dall'aeroporto per volare sulla vetta, così così speciale questo viaggio senza testa. Mi perdo tra la gente, ma la gente non la vedo, tra la gente cerco te, intanto fuori c'è il sole. Lascio, prendo questo diavolo fino a bestemmiare. La mia fede scappa via, la notte sta per arrivare, la mia feglia corre via, così anch'io vorrei scappare. La mia feglia vola via, la notte non può finire, la mia feglia scappa via, non ha paura di morire. Crede Rovigo ha avuto una genesi un po' travagliata, è stata l'ultima, una delle ultime città del Veneto a cui il reggae ha preso piede. Sono dei motivi sociali. Il reggae in Italia sboccia una seconda volta nel 1927-1928, è Padova in cui germoglia il reggae nel Veneto. Padova è centrale non solo nel Veneto ma anche in Italia, una delle piazze più importanti all'inizio, e proprio da Padova il reggae si irraggia nelle altre province, anche a Rovigo. A Mestre sboccia, a Venezia sboccia, siamo nel 32-33, a Treviso nel 33, a Rovigo arriva nel 30, ma non riesce a prendere piede. Qualche anno dopo, Dino Lanzoni, che è studente universitario a Padova, è un pentatleta, uno degli sportivi più importanti di Rovigo, assieme a Dattario Monti e Alessandro Milani, lui porta il reggae a Rovigo. Ma essendo amico di Maci Battaglini, Arrigo Menarello, Giordano Campice, che sono, non sono proprio universitari, sono di estrazione più umile, ecco che lì il reggae prende, attecchisce, perché ha trovato il substrato giusto, le persone giuste, persone giovani desiderosi di emergere, perché a Rovigo c'era il calcio all'epoca, che era importante. Attraverso il rugby questi ragazzi emergono, però certamente Dino Lanzoni è stata la scintilla, cioè colui che ha trovato il modo giusto di portare il rugby a Rovigo. Tant'è vero che nel giro di 2 anni e mezzo la squadra arriva a vincere addirittura il titolo della Gioventù Italiana del Littorio. Ho vinto a Brescia nel 76 contro il Real Brescia nell'ultima partita, che non era uno spareggio ma era proprio di campionato quella partita, e arrivavamo a pari punti con il Real Brescia e ci giocavamo praticamente l'ultima partita di campionato in casa loro. Per quella partita una cosa che mi ricordo, io noi giocammo contro il Brescia che aveva tesserato per quell'unica partita il numero 8 dell'Inghilterra, Ripley, Andy Ripley, che poi trovai in Galles a Cardiff, nel club del Cardiff, tanti anni dopo, nell'80. E quella partita lì è stata la partita, diciamo, uno spareggio, ma era l'ultima di campionato. L'anno successivo perdemmo lo spareggio a Udine, non perdemmo. Qui io l'ho sempre detto, lo posso giurare, fino all'ultimo giorno, che la partita l'avevamo vinta noi, perché la meta di Deanna, e anche Deanna l'ha messo poi quando è venuto a cercare voti per il suo mandato al Senato, e lui era uscito, era andato fuori, aveva toccato la linea, io ero lì, ha toccato la linea e purtroppo il segnalino non lo ravvisò, le riprese televisive però lo mostrano, e quindi quello scudetto lo vinse 10-9 in Petrarca, ma sarebbe stato il mio secondo, un grosso rammarico, uno in meno. Chi era l'arbitro? L'arbitro era un certo signor Bobuz, che io rincorsi durante quella partita lì, fino al centrocampo, poi sono riuscito a non farmi mandare fuori e spellermi, ma l'avrei meritato.
un aneddoto. Poco si arbitrò poi a Rovigo la partita contro Italia contro gli All Blacks. In quella partita, oltre che l'arbitro Pogos, io e Natalino Calamuro, il povero Natalino Calamuro, eravamo i due assistenti di Pogos. Quindi io, che avevo contestato l'arbitro in quella finale, mi sono trovato poi a fare l'arbitro, quando dovrei solo fare l'arbitro, e a fargli anche da assistente in una partita internazionale. Io ho debuttato a 19 anni, finita la giovanile, ancora forse in giovanile, poi non ho giocato l'anno che ho fatto il militare, perché non ho voluto né andare a Napoli, avevo fatto il corso sotto ufficiali, quindi entrato nel primo decimo potevo scegliere dove andare, e ho scelto di venire a Mestre, ero nei lagunari, andavo ad allenarmi a Venezia, e l'allenatore del Venezia era un certo Pepe, però sono un grande personaggio che ci ha lasciato una decina di giorni fa, tra l'altro. Ecco l'amicizia che nasce nei campi di rugby, cioè avversari in campo, però amici per la vita dopo, e infatti lui è deceduto e io dopo 10 minuti sapevo di quello che gli era successo. Io ho smesso a 27 anni, ancora molto giovane, diciamo che ero ancora integro fisicamente. Poi durante la mia carriera come giocatore io ho fatto anche un corso arbitri e ho deciso di smettere di giocare, potevo giocare ancora, e ho iniziato ad arbitrare. Sono sempre stato un arbitro che non... ero autorevole, non sono mai stato autoritario, questo sì, e quindi ho avuto sempre rispetto da parte di tantissimi giocatori. Sì, ho avuto delle grandi soddisfazioni perché ho fatto 7 anni da internazionale. Quindi ho smesso che ero ancora internazionale, ho fatto una finale del campionato italiano a Brescia, a Parma, scusate, tra la Mediolanum allora e la Benetton Treviso, vinta dalla Mediolanum. Allora era, sì, Mediolanum, mi ricordo che c'era Fabio Cappello che era responsabile di tutto il pallavolo, hockey su ghiaccio, la polisportiva Mediolanum era Fabio Cappello che è venuto a fine partita a darmi la mano, a farmi i complimenti, sicuramente perché avranno vinto loro. Adesso sono in pensione, mi guardo i giovani, soprattutto mi piacciono le squadre dei giovani. Ecco perché mi piace Trasinelle, perché ha un bel vivaio e qua devo dire bravo al vostro presidente che tra mille difficoltà porta avanti un gruppo di giovani così. Nonostante sia restato di tempo, è nato che vado a Trasinelle. Mi dispiace per la Fede, però non mi hanno mai portato a giocare a Frassinelli, non è colpa mia, anche se mi sarebbe piaciuto, visto comunque, come ha detto Mario, il lavoro superbo che fate nelle giovanili, perché anche parlato prima, senza tanti sotterfugi a livello polesano, ma anche Veneto, è una delle realtà che sta funzionando molto bene. E da poco ho iniziato ad allenare i giovani nel 16 a Rovigo, e in effetti i ragazzi che vengono su da Frassinelle si vede che hanno una preparazione superiore rispetto agli altri che arrivano da altre città. I ragazzi, specialmente i New Age, come si deve chiamarli, hanno bisogno di essere tenuti a bada, quindi come è una figura autorevole che sa spiegare e trasmettere loro è molto fondamentale. Come dicevo prima al Presidente, appena gli fai capire che possono darti quel minimo di confidenza, sei finito. Quindi sicuramente avere educatori bravi, partendo dall'Under 6 fino all'Under 16 è fondamentale, e dopo dall'Under 16 c'è questo step dove da ragazzi iniziano ad assaporare cos'è il vero rugby. Qual è stata la tua più grande soddisfazione? Ce ne sono state alcune, però la più bella è stata riportare lo scudetto Rovigo dopo, mi sembra dopo 26 anni proprio, e dopo da lì, lo stesso anno, ho avuto la fortuna di andare a giocare alla Veneto Treviso, e lo stesso anno sono riuscito a debuttare con la nazionale, ma per la prima volta nella squadra in Sudafrica. Un risultato straordinario, nessuno poteva pensarlo all'inizio, no. Ci speravamo, no, ma no. Nessuno poteva pensarlo. No, però è andato tutto nella strada giusta, in Sudafrica. Ordine d'Egre, che ancora adesso se ci penso non ci credo,
è una cosa che secondo me non succederà mai più, è come aver vinto il Super Nintendo. Ma come avete fatto? Abbiamo beccato sull'Africa, che era un po' sottotono, noi eravamo un po' all'inizio di un percorso con loro, lo scegli che hanno voce irlandese, sull'ombra dell'entusiasmo. E cosa chiedeste a un giovane per iniziare a giocare a rugby? Ma secondo me non c'è tanto da dire, perché comunque a un giovane è solo una cosa che a me non piace tanto, come sto vedendo, ci sono tanti genitori a vedere gli allenamenti. Questo va in pro o contro, perché magari sono quei genitori che pensano di avere il campo vicino a casa, e secondo me questo può essere magari anche un male per il giovane, perché si sente in dovere di dimostrare sempre. Fino a una certa età, secondo me, va lasciato fare. Dopo, se il giovane vede che ha talento e entusiasmo, allora si può approcciare in un'altra maniera, facendosi capire. Dopo dipende soprattutto il giovane cosa vuole fare, perché la vita dell'atleta professionista comporta tanti sacrifici. E lì, se sei una persona ambiziosa che vuoi arrivare, devi fare delle scelte, come la vita a volte ci porrà avanti, quindi sta a te decidere cosa vuoi fare del tuo futuro, del tuo destino. C'è qualcosa nello spirito, nell'animo di questo territorio che ha portato a queste persone, questi. Sul libro poi è scritto anche, sul libro di Alberto c'è scritto anche che mestiere facevano questi qua, erano persone umilissime. Nella mostra che hanno fatto a Rovigo, è stato un paio di anni fa, mi pare, mi ingaggiarono come guida per illustrare queste foto, no? Allora, prima di andare a vedere la mostra, fermai i genitori e i bambini e spiegami un po' a grandi linee che cosa era la vita di quel tempo, no? Sto parlando del 37, anche prima, e c'è questa fotografia, mi ricordo, con questi giocatori tutti abbracciati, magari con i pantaloncini di colore diverso, con le scarpe di corazza legate con lo sparo, su questo campo di Melma, tutti abbracciati e tutti sorridenti. Allora dicevo, questi bambini, no, che hanno partecipato, hanno visto questa mostra, tutti vestiti bene, no, bimbi della mia società, con le tute in raso, le giacca a vento, la felpa della società. E vedo, voi venite al campo con il SUV dei vostri genitori, vi cambiate nelle scuole tuoi caldi, avete i palastinchi, i paradenti, il caschetto, e la maglia termica, e vi allenate su un campo di erba, poi ritornate, vi fate la doccia calda, andate a casa col SUV di vostra madre e tirate via il grasso dopo il suo culo. E questi qua praticamente partivano, non so, da Polesella, partivano in bicicletta d'inverno, quegli invernali erano quelli di adesso, arrivavano in un campo, in uno spogliatoio freddo, si allenavano con delle maglie, i maglioni vecchi in disuso, con tutti rotti, eccetera, si allenavano al freddo, tornavano, si facevano la doccia fredda, in uno spogliatoio freddo, tornavano in bicicletta e magari a casa non avevano neanche di che mangiare. Qualcuno mi dice che al terzo tempo andavano a giocare perché al terzo tempo riuscivano a mangiare il panino con la mortadella. I genitori vengono al campo e tantissimi portano al campo il bambino pensando che sia un campione, che sia, caricano di aspettative i bambini, e di aspettative, e devono per forza essere. E io dico sempre ai genitori, ma anche agli educatori, che c'è un'età in cui uno ha il diritto di sbagliare, un'età in cui dovrebbe fare giusto. L'ultimo ha la stessa identità del primo, solo che il primo è il talento e non ha fatto nessun, non ha nessun merito nel avere il talento. Per cui questi sono i principi secondo la gestione delle società. È una città piccola che, tra le altre cose, ha dato la Serie A un giocatore per ruolo, più le panchine, più anche i vari nazionali. In questa foto, che è della GIL, l'anno sbagliato è del 42, quindi siamo in piena guerra, se vedete ci sono alcuni che si tengono su i calzoncini con la corda, tanto per capire a che livelli siamo, insomma, questa era
con magliette così, questi non sono i colori della squadra, cioè, vedete, diciamo, proprio della roba così. Quando ho portato poi i genitori a vedere la mostra, prima di andare, ho detto, guardate, voi pensate di avere dei campioni, il vostro figlio, eccetera. Questi qua, dopo aver fatto i campionati così, sono andati in guerra e quando sono tornati dalla guerra hanno vinto 5 scudetti di fila. Quindi quando voi pensate di avere dei campioni, guardate questa fotografia qua e riflettete. Un ragazzo deve ricordarsi che quando indossa una maglia c'è qualcuno che gliel'ha portata negli anni precedenti prima di lui. E quindi identità, tradizione, cosa vuol dire? Se io oggi indosso la maglia Bibi, con la maglia numero uno, ho giocato molte partite, no? Maglia numero uno. Chi è stato prima di me numero uno con quella maglia? In nazionale o con la squadra del Rovigo o col Treviso? Allora, capire che c'è qualcuno che ha fatto già delle cose e che mi ha dato in eredità la maglia, allora io come sportivo qual è il mio obiettivo? Fare almeno come chi mi ha preceduto, o anche meglio se riesco, no? Questo significa tradizione dal punto di vista concreto e pratico. Maci, ricordo benissimo che quando vedeva i ragazzini diceva tu puoi giocare, tu magari giocherai in terza linea, tu giocherai qua, tu giocherai là, diversi ruoli. Vi racconto un aneddoto. Nel 67, come ho detto prima, la Coppa Primavera che vincemmo a Firenze giocammo 3 partite, la finale, la semifinale e quarti di finale. Quarti di finale giocammo contro l'Algida 52, forse i più vecchi di voi, quindi, ma hanno sentito parlare di Caligiuri, di Tassì, che era poi di Dinara, con l'Algida giocavano quei giocatori lì. Quella partita io giocai tre quarti ala e Arturo Bergamasco giocava a flanker, che poi è stato il suo ruolo definitivo. E quella partita lì che si giocava era la rivincita del campionato italiano giovanile, si giocava la Coppa Primavera, nella quale giocavano solo 5 giocatori dell'ultimo anno. E il campionato di Serie A era terminato e Maci Battaglini veniva via con noi, con Milto Baratella, a vedere i ragazzini, a vedere noi giocare. Quella partita lì ci vide giocare e a fine partita si rivolse, dopo durante il terzo tempo, si rivolse a Milto Baratella e ha detto guarda, bella squadra, avete vinto, avete fatto fatica, però avete vinto, domenica prossima si giocherà contro l'Aquila e si giocherà la semifinale. Però dice, io ti consiglio una cosa, fai, vedi quel ragazzino là che ha giocato terza linea, quel biondino là, che sarebbe Arturo Bergamasco, quello là gioca pilone domenica. E l'altro là, quello là che ha giocato tre quarti ala, che sei stato io, gioca pilone dall'altra parte. Vito Baratella rimane un po' come da tre quarti ala a pilone, ma neanche mai allenato. Beh, ci allenavamo tutta la settimana, giocai pilone quella partita, io e Arturo. E vi dico che contro l'Aquila, dove c'erano i vari Zingarelli, che poi sono stati i nostri avversari in prima squadra con l'Aquila, io e Arturo, la prima volta che siamo entrati in mischia, ho detto Arturo, facciamo vedere che la prima volta che giochiamo qui davanti, sennò questi qua ci fanno neri, eh. Infatti andammo dentro un po' tutto lungo e ti dico che a quel tempo poi era permesso tanto più di adesso, la testa contro testa era messa e vincevo la partita. Ecco, per dirvi, Maci vedeva dove uno poteva, era un uomo fatto per lei. L'amore è un'intossicazione, si guarisce. Innamoratevi più che potete, lasciatevi andare e la vita vi sorriderà. Special life. To you. I still love you, baby. Armando! Yeah, yeah! Armando! Armando! We call it a trap. Armando! I can walk out. Potete dire tutto quello che volete. Tanto ormai siete tutti figli di me. Siamo giovani, parliamone.